Pane Nostrum, la fiera internazionale del pane di Senigallia, compie 10 anni. Un compleanno speciale per l'evento che, come sempre, ha regalato alla città 4 giorni di arte bianca, con forni a cielo aperto, corsi, laboratori, mostre e tanto gusto. Come tradizione, grazie a Pane Nostrum, il profumo del mare che bagna la spiaggia di velluto si è mescolato a quello del pane, sfornato in piazza da mattina a sera. Tra Piazza del Duca e la Rocca Rugheresca, i panificatori provenienti da diverse aree geografiche e tradizioni, sfornando sia pane marchigiano di filiera, al farro, d'agricoltura biologica, pane del Duca, che pani inglesi, francesi, tedeschi e così via, dal cottage flore dal bloomer seeded, dal laugenbrezel alle baguette, croissant ed altre delizie. Con Pane Nostrum sono tornati gli immancabili appuntamenti della tradizionale manifestazione senigalliese. L'incontro di sapori con le città gemellate di Sens, Lorrach e Chester e i loro panificatori. I corsi di panificazione per adulti e bambini che hanno l'obiettivo di educare e rieducare al buon pane e al buon mangiare anche grazie alla consolidata collaborazione con la condotta senigalliese di Slow Food. Lo storico partner etico, ovvero il Giardino degli Angeli, che col consueto stand ha offerto pane e Nutella raccogliendo fondi per le proprie iniziative di sostegno all'infanzia in Brasile. Ed il coinvolgimento di alcuni ristoranti del centro, l'Osteria La Posta, la Trattoria La Muta, l'Osteria del Teatro e la Trattoria Rimante, che hanno offerto ai loro clienti la possibilità di degustare particolari menù a tema. Quest'anno anche belle novità Pane Nostrum, la creazione della macroregione adriatica con la presenza dei panificatori di Spalato e l'annullo filatelico speciale a disposizione per festeggiare la ricorrenza e mantenere un ricordo tangibile della 10ª edizione di Pane Nostrum. Un evento bello anche per i bambini che, oltre ai corsi di panificazione, hanno potuto partecipare al momento gestito dal Teatro di Polverigi, il gioco dell'Oca Verde, percorso ludico di educazione ecosostenibile. Insomma, 4 giorni con Pane Nostrum per riscoprire il valore di un alimento fondamentale che accomuna le culture del mondo, raccontandone storie, fantasie e tradizioni, per riflettere su un'alimentazione corretta e consapevole.